nessuno l'ha mai preso per il culo per la sua faccia da culo. Cioè, che video è? Cioè, tu non fai video per mesi e te ne torni con un video del genere. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di alta cultura giapponese. Allora, era da un po' che non facevo video, ma ho sentito proprio l'esigenza di fare questo video dopo aver visto una storia di Soul Mafia ieri, che prendeva sotto gamba un personaggio della cultura comunque popolare giapponese che in questo periodo sta spopolando, perché vendono i gadget proprio con la faccia di questo personaggio ovunque. E dalla sua storia mi sembrava ne parlassi in modo un po' irrispettoso. Ma andiamo a vedere le prove. Il mio obiettivo finale della vita è quello di comprarmi prima o poi un libro delle avventure del detective culo. Allora, leggermelo, perché secondo me sono fenomenali. Addirittura un po' perché devo dire che in questo periodo sto lavorando molto e non ho tantissimo tempo di essere su YouTube, però adesso sto cercando di tornare pian piano. Non mi fa ridere che ogni video dico che sto tornando. In ogni caso, ragazzi, sono anche attivo musicalmente, diciamo, perché ho fatto uscire un nuovo singolo che si chiama Blue sull'altro canale, e anche una cover di una canzone di Utada Hikaru, che è quella di Evangelion. Ve ne lascio un pezzettino. Comunque, tornando all'anime in questione, che in realtà precedentemente era un libro del 2012, che è stato dato in onda anche poi quando hanno fatto la serie creata da Toei, quelli di Dragon Ball, mi pare. Diciamo tre serie, io ho visto tre serie su Netflix, no, non le ho viste, ho visto che erano in catalogo. E comunque è praticamente la storia di questo detective, un detective che ha la faccia da culo. Cioè, non metaforicamente, proprio realmente, come potete vedere da queste immagini. Tra l'altro a me faceva ridere, perché la prima volta che ho visto questo personaggio pensavo che era una caricatura di tipo Hitler, non so, un po' per la tipologia di capelli. Invece no, un supereroe, una specie di Sherlock Holmes. Infatti, cioè, nella storia è super serio, è sto Sherlock Holmes, poi c'è anche la sua braccio destro, che è questo cane che sa annusare qualsiasi cosa e riconosce da dove viene. E poi ha tutti questi superpoteri, è super smart, intelligentissimo, fa tutte queste avventure e in più può usare anche delle tecniche speciali, che potrete immaginare, avendo la faccia da culo, che tecniche speciali può usare per acchiappare i vari furfanti. E il suo più acerrimo nemico è questa specie di Milord, infatti potete vedere già delle similitudini con Milord, che però ha sul copricapo questa cacca praticamente, e il suo attacco speciale è far piovere cacche praticamente ovunque. Non lo so, cioè, mi ha fatto un po' specie il fatto che questo personaggio abbia preso così tanto piede, perché veramente, cioè, di questi tempi fare le vendite che ha fatto è veramente incredibile. È una specie di, diciamo, di Detective Conan, appunto, della nuova generazione. Una cosa però carina che ho riscontrato comunque in tutta questa serie è che tutti i personaggi sono estremamente diversi tra loro. E nessuno l'ha mai preso per il culo per la sua faccia da culo. In ogni caso, no, però le sai che c'è questo messaggio un po' di equality che comunque non guasta mai, ecco. Quindi devo dire che è un anime che consiglio a tutti. Oddio, non l'ho visto, ma deduco. Tra l'altro mi è piaciuto molto perché fa anche delle battute, per esempio, no? E perché sfruttano molto il fatto che lui sia una specie di culo. Quindi dicono, per esempio, non lo so, una delle sue frasi più iconiche che ho potuto vedere è stato quando ha detto... ha detto una cosa tipo, sento odore di guai. Altri personaggi importanti, forse chiave di questo anime, sono sicuramente il padre. Il padre è questa figura che sembra questa specie di cowboy. È un cowboy, però vedete che c'ha i baffi sulle, non so se chiamarle guance o culata, però vabbè, comunque c'ha questi baffi sul culo che c'ha in faccia. Comunque questo anime l'hanno dato in onda sulla TV nazionale, tra l'altro NHK Educational, quindi immagino che al di là della scelta del personaggio sia anche
insomma, un personaggio positivo. Ecco, questo è tutto quello che potevo dire su questo personaggio. Chi avesse interesse a scoprire di più può usare il VPN e collegarsi per vedere questa serie in Giappone, perché è su Netflix e secondo me merita davvero. Non lo so se la vedrò, se volete che me la guardo scrivetemelo nei commenti, magari chiedo aiuto a Lilletta Eli o a Marion Blu per farci una recensione in caso, o anche a Stefano Piffer se vuole, ecco. Comunque, vabbè, questo era quanto. Io spero che queste notizie vi siano servite.